discesa. Ed eccoci qua. Loro sono i ballerini originali del bagaglino, li avete riconosciuti? Kevin Prince, Dylan e Brian, bravi, andate. Sono sempre in formissima, è vero. Allora mia, all'appello manca solo Mamadou. Gli hanno ritirato il permesso di soggiorno, sì. E quindi per un po' è lontano dalle scene, ma ci sta seguendo dal Senegal. Ciao Mamadou! Mi sedo! Sì, prego, prego, Pamela, che ingresso trionfale! Oh mamma mia! Che ingresso trionfale, vecchi tempi, vecchi fasti! Bellissimo, è stato bellissimo! Sempre però... i capelli in bocca, eh! Va bene. La tradizione! Mi dispiace, senti... Com'è andata ad Hollywood? L'abbiamo ricordato, ce l'hai detto qui, sei stata da Spielberg che doveva girare un film sulla tua vita. Mia, oh, è stato bellissimo, è andata meravigliosamente, Mia. Ho vinto l'Oscar! No, non è vero. C'è una signora che fa così con la testa all'Oscar, ok? L'Oscar, così con la testa lo fai a casa tua. Sì, vabbè, no, comunque, gli Oscar sono a febbraio, non Mia, so come ho portato la statuina, la vuoi vedere? La statuetta? E certo, è The Winner Is... Ma come The Winner Is? La Prati! È bellissimo! C'è il prezzo, no? C'è bellissimo. Sì, 7.000 lire. Ah, 7.000 lire. 3,5. Pamela, dai, torniamo a notizie più importanti, no? Che perché tu finalmente hai il cuore in pace, Pamela. E tra poco ti sposi con il tuo nuovo amore. Com'è che ha fatto? Fiori d'arancio per te, Pamela. Via, fiori arancioni. Fiori arancioni per me. Io te lo dico con il cuore in mano. Mia, questa volta ci siamo davvero. E io ne approfitto perché di te, perché tu sei la mia migliore amica, ecco. E mostrerò in diretta davanti a tutta Italia l'abito che ho deciso per le nozze, sì, lo indosserò qui. No, come questa cosa dell'abito, come la facciamo? Non ho capito. Michael, lanciami componenti. Componenti. Oh, parlo come Gigrobò. Ma tu sei giovane, non l'hai capita, non la capisci. Ecco qua, ciao caro, vattene adesso. Mia, Mia sei fidanzata? E lui è libero, se non sei fidanzata combino un arco. No, sono a posto, grazie, ma cosa c'è no, qua? No, scusatemi, c'è un signore che fischia. I fischi maschi li fai a casa tua, tua moglie, guardone, gira come se mi canto. Sia buona, su. No. Allora, Pamela, mentre tu non so che cosa stai tirando fuori da queste buste, io però vorrei chiederti delle altre informazioni su questo nuovo fidanzato. Lo dice lei a me. Mi sto vestendo. E questo nuovo fidanzato, no? Mia, è bellissimo. Si chiama Frank Pantaleone, non te lo ricordi? Ho portato le foto qua, ve lo ricordate? Non è che ricordo. Si vedesse proprio benissimo. Ma tu sei sicura che vi sposate, Pamela? Cosa sobria. E Mia, sì, certo, ovvio. Questo cos'è il vestito? Questa è la gonna. È la gonna. Mi ha dato la conferma su WhatsApp, Franca. Conferma che ti sposa. Su WhatsApp. Io ho portato le prove, sennò poi dicono che dico le bugie. Guarda ecco, che bellissima. Che bellissima, scusate. Sì. Che bellissima. Sì, sì. Vai, fai pure con le prove. Ciao WhatsApp. Anche che avevi lì dentro. Cosa fa? Mi sistemo. Mamma, che esclusiva comunque che ci hai regalato. Pamela. Però lo so che sei emozionata. Mi commuovo. Io non voglio adesso star lì le prove, le cose. Però ci hai portato dei messaggi, li possiamo vedere? Io te li ho portati, se te li ho portati perché li possiamo vedere, no? Chiedo alla regia di farci vedere i messaggi. Ah, ecco. Posso anche farti sentire la voce, se vuoi, Ma oggi sentiamo la voce, incredibile. Allora, ho parlato di te in TV. Dici tu, non ti sei arrabbiato, vero, giustamente? Gli chiedi... Niente, messaggio eliminato, c'è questa cosa che non funziona con i messaggi. Poi l'altro qua cosa... dopo l'ha scritto. Lunedì è questo che continua a parlare. Ti prego, dimmi che non ce l'hai con me. Un po', lo sai che sono schifo. Schivo. È il T9, e c'è il T9. È il T9, sì. A questo punto cosa succede? Avanti, regia. Ho bisogno di far capire al mondo che tu esisti, che non sei come l'altro, giustamente. Ho mostrato anche le tue foto. Sì, le foto insieme. Sì, e lui? E lui? Mostragli questa. Cosa? No, no! Che cosa?
Questa la capiscono. È un topo, dal bacino in su. Dal bacino in su non lo riconosce. Andiamo avanti. Ma tu dici non scherzare, ti amo. Lo amo. Dritta. E poi lui? Niente, sempre un messaggio. Frank, sei sparito, ho bisogno di sapere che mi ami, insisti tu. E lui? Ok, ok, mi ama. Ha scritto ok, non è che va così. Lo sapevo, quindi tu lo prendi per un sì. Io di più, mi vuoi sposare? Ah, sei stata tu a chiederlo. È ovvio. Ah, e lui? E lui? E lui? E lui? Ah, c'è il vocale. C'è un vocale, c'è un vocale. Volete sentire la voce di Frank? Siamo, allora, prego, prego il pubblico di fare silenzio, regia. Sentiamo. Pamela, ci siamo visti due volte e adesso dovrai sposarti. Cosa vuoi che ti dica? Franco, vieni. No, aspetta un attimo. Adesso scusa che c'ho una riunione. Comunque sì, dai, come vuoi te, facciamo tutto domani o anche stasera. Ha detto di sì. No, ma non ha detto. Non ha sentito. Ci sposiamo. Era una donna che parlava sola. Quello forse era mia suocera. Stavamo bene. Mia, mia, ci sposiamo. Mia, non mi toccare. Allora, senti, mia, torno qua domenica prossima. Ti porto i confetti. Ma non ti preoccupare. Il mazzo. Al matrimonio sai chi verrà? Verrà Bublé, Bocelli, Borriello. E questi sono solo gli invitati che iniziano con la B. È bellissimo. Va bene, ma noi ti crediamo, Pamela. Qualsiasi, non c'è bisogno di prove. Non mi toccare. Qualsiasi prova tu voglia, io te la porto, no, mia. Ma a posto così, noi oramai anzi, che te la pongo! Musica! Poi! I boys! Vuoi unirti? Grazie. Ad un orecchio! Ho fatto un go! E questo non è la mia cosa! Se ne vada!